Grüßen, hallo meine Kleinen, willkommen auf meinem YouTube-Kanale, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Pronti bambini per l'ultima lezione, per il momento di fonetica, per poi proseguire più in là con la grammatica. Oggi ci occuperemo della O. O, perché la O in tedesco si può leggere aperta, chiusa e la O umlaut, la O con i due puntini che già conoscete. Per esempio, sonne. Sonne è una O aperta perché è seguita da due consonanti, quindi sonne aperta, mentre rot si legge stretta, rot, guardate la mia bocca, rot, rosso, che già conoscete il colore rosso, e la O umlaut, come la O in francese che già abbiamo fatto, andatevi a riguardare i video, per esempio, quindi si legge schön, schön. Ma vedrete che ascoltando i film, i video e con i nuovi fogli di lavoro di Tata Deutsch, presto sarete bravissimi nella pronuncia. Ci vuole molta pratica e pazienza. Ora, miei cari bambini, le R finale, come si pronuncia? Insegnante, come si dice in tedesco? Der Lehrer, der Lehrer. Le R finale muore un pochino, quindi dobbiamo lasciarlo un po' andare. Oppure der Vater, il papà, der Zucker, va a morire un po'. Mentre la S all'inizio di parola, la nostra S, non lasciate S che la S con il pancione, l'S normale all'inizio di parola è così, come quando noi diciamo ad esempio cosa, per esempio se io dico sonne, ascoltate, oppure inizio di parola, schaf, pecora, schaf, spiegel, spiegel, lo specchio. Poi abbiamo T, P, B, quindi la lettera T, T, la lettera P, P e la lettera B, B, sono consonanti che si leggono molto forti, ma leggendo, ascoltando e ripetendo, bambini, si impara la pronuncia. Bisogna fare pratica, üben, üben.